Benvenuti in un nuovo video commento con le finali del Conclave. Sì. Oggi abbiamo la finale del Regional di Milano 2016. Sì. E con me al commento oggi ci sono Federico. Ciao. Eccolo. E Simone. Ciao. Ok, allora Federico ha bigiato al Regional perché è andato a giocare in quel weekend a Londra. E invece Simone era presente. Ovvio. E niente, non ha fatto top. Maledizione. No, hai fatto top, ma sei uscito in top 4, giusto? Sì, ho ceduto il posto a un altro giocatore. Sì, a Dan Grisano, sì, avete a fatto chi? Un miglio. Un altro giocatore. Allora, i giocatori che vedete qua nella finale, sulla vostra sinistra abbiamo me stesso medesimo, ok. Sì. Che giocavo un bellissimo Lannister Fedeltà, e invece dal lato lato Mirko Bandera, che giocava Lannister Fedeltà. Sì, in questo momento ho realizzato che il setup di Mirko era onesto. Sì, sì, sì. Allora, vedete, c'è Mirko che alza le mani come dire, qual è la mia colpa? Don't mind if I do. Mirko, scusate. Quindi setup Feudo, Omino che sconta e Tywin, perché ha fatto setup leggero. Io ho setupato doppio Tyrion, K Porpora e Omino che sconta. Sì, perché non Tyrion a sto punto? Tyrion. Tyrion. Come mi piace di più, ragazzi. Tyrion. Tipo di colore. Allora, adesso il commento lo lasciamo condurre qua i due pro di giocatori. Se avete bisogno di chiedermi... Un adulto? No, se avete bisogno di chiedermi... So, come mai ho fatto certe scelte, poi me lo chiedete. Perché hai portato il danni sulla torneo? Sì. Non mi sembra una brutta scelta. Ha rischiato, ha rischiato. Ha detto Lannister. Ha detto una scelta azzardata. Sì, metà call. Un uomo coraggioso. Esatto. Grande, Max. Diciamo che un setup del genere, mi riferisco a quello di Mirko, mi dicono più di una volta che difficilmente perdi. Sì. Capita qualche volta. Sai, avere due ore in più dal primo turno è qualcosa di veramente pesante. A te, Max, sarà capitato tante volte di setupare Tywin sconticino location in questo torneo? In questo torneo l'ho fatto, no, ho fatto una volta Tywin Omino senza lo sconto. Maledizione. No. Comunque, noto una nobile causa promo. Con una nobile causa non promo. La mia non promo. È per quello che hai perso. Può essere, perché non ho avuto Spring da giocare ancora, quindi... Mi sa che fa partire te, vero? È vero. Fa partire me, ovviamente. Guarda, sì. Quanti poteri inutili ci sono accanto alla Vabbè. Cioè, te stai guardando questa scena e pensi tutta l'agonia. Com'è andata la Svizzera? La Svizzera ho vinto io 6-0. Te lo meriti tutto, allora, ecco. Veramente. Mirko ha fatto un 4-2, cioè, Mirko la prima partita persa della giornata, quindi. Sì, la finale. Mirko l'avevo incontrato in Svizzera e avevamo fatto un altro mirror in cui mi aveva fatto un setup brutalissimo tipo questo, uguale. E io invece avevo setupato doppia tenutaria e sconto. Però lì ero riuscito a recuperare perché il trucco è stato avere in mano i 20. Qui però, invece, Tywin, cali giù adesso. Sì, Tywin calo giù, adesso guarda cosa succede, poi... comunque, guardavo il mio... un documentario e dicevano che se tu tieni il dito medio alzato, sì, è un simbolo inconscio che vuoi andare a fanculo quello che ti sta davanti. Il mio grosso problema è stato che non avevo in mano i 20 in realtà, però... Ho detto, vabbè, simulerò con i due ori che prenderò da Tyrion. Hai detto addirittura non mi servono. Guarda, esatto, gli ho anche detto. Poi non io mi servono. Gli ho detto. Ma da il buon Mirko, che aveva una mano, ti assicuro, piena di mestizie, un cannone dopo l'altro, ha anche top deccato il Mirko dei Popi. E infatti adesso lo vedremo subito. Che bei momenti. Sì, momenti di qualità. Che ti avanzano 3 soldi, quindi. No, a me avanza niente, perché con i 3 soldi che mi avanzavano ho giocato maestro Paisel. Sì. Mirko vede anche tutti gli sconti del mondo, sì, perché gli mancavano i soldi, diciamo. No, è che vabbè, è costoso il Lannister, i soldi fanno fatica. Vabbè, te sono dopo gli hai fatto Valar. Valar, certo, perché c'era, okay. Quindi. In quei casi si giocano Varys se non c'hai Valar, non mettono i Lannister. Ma contro i Lannister è un casino giocare Varys, perché c'erano Treasury. E te c'hai, paghi 6, pagano un oro, ti cancellano tutto, è triste. Gioca a dito corto perché l'economia gli fa un gran comodo, ma soprattutto vuole aumentare di più le carte buone in mano. Poverino. E ops, ha pescato va, sì. Qua. Mirk su qui, è praticamente, allora, io non ho in mano i 20 e non li avrò per tutta questa partita, lo spoilerò, ed è il motivo per cui faccio tutte queste scelte un po' a ribasso, diciamo, e sto tutto in difesa sostanzialmente. Ed è il motivo per cui anche stai continuando a mischiare le carte in mano, stai pensando di farle cambiare sì, di... Sì, certo. Sì, spera che mischiandole a un certo punto scopri di avere per sbaglio. Comunque qualcosa. Mirko vede Tyrion, se vogliamo. Tyrion, e la location che fa una doppia intrigo, Castel Granito. Castel Granito.
Vabbè, ragazzi, io ho fatto cosa vabbè, potevo. Ammucchiamo. No, no, beh, insomma, non ancora. I Davigovoli si ammucchia in questo momento della partita. Non ancora, non ancora, ma tra poco, vedrete. Tra poco. Grandi scelte. Comunque, la maglietta di Mirko... Spacca, vero? Volevo dire che è un po' strana, però... Stai giudicando la maglietta di Mirko. Allora, qua io so che voi non capirete perché ho tappato un personaggio così. Sto facendo una potere. Sì. Perché speravo mi facesse pescare. No, no. Invece Mirko no, la difende e non mi fa pescare. Perché io spero in qualsiasi modo di cercare di piccare tipo un... Qualunque cosa. Eventi. Cioè, dire una cosa, che i Lannister settati in questo modo non pescano al di fuori di Pycelle e di Lannister se la giocano, giusto? Sì, non giocano Lannister, Pycelle e basta. E non giochi da Counting Crows. Volendo non gioco, non ho spazio. Ma no. Non la giocava nemmeno Mirko in realtà. Sì, immagino. E ma Mirko ha tutte le carte buone in mano. Mirko c'era tutto in mano. Mirko tra l'altro giocava Castelgranito e non gioca Rannisport come invece faccio io. Quindi lui pesca meno di quello che pesco io di solito. Questa però, è un'intrighella brighella stealth time. Oltretutto io gioco anche carrozza, per dire che lui non gioca, però vabbè. La carrozza è veramente brutta. Sì, però ne gioco una, mi aiuta a fissare il setup, invece che giocare quel mono... Che? Bron? Mono Bron. Ma Bron è 10 volte più forte. No, sì, però i giocatori token ne usano la carrozza. Esatto. I giocatori token usano la carrozza. Esatto, i giocatori... Quelli che perdono in finale. Non fate come me. Non fate, no. Allora, sulle intrighe Mirko cosa... Mirko gioca Bron. No, no, non penso che giochi Bron. Perché non gioca né Bron né la carrozza, penso. Mirko che è ancora più bravo giocatore. Penso, ragazzi, penso perché non gli ho allora, mai visto giocare. Ti prendi d'intrigo una carta brutta dalla mano. Sì, di intrigo mi quante te ne avanzano, quindi di carte brutte. Comunque notate che io ho fatto quella sfida, poi sto tutto in difesa, ovviamente. Sì, perché di là temo che con due ori possa farmi qualsiasi cosa, spadate, cose, certo. Quindi sto in difesa. Ora qua ti fa una militare incazzata. Ci tengo a dire che ha senso che ti abbia parato la pescata, perché tanto quello devi andare a fare, toglierti le carte. Certo, no, ma infatti... Questa era una militare, dici? No. È una no. Seconda intrigo, secondo me. Sì. Perché sì. No, scusatemi, era militare, ma io non avevo guardato bene gli ori, quindi io ho detto, aspetta, difendo con le cappe, poi ho detto no, difendo con Romino per non farmi tirare la spadata. Ovviamente. Spoiler, non avevo la spadata. Beh, però, no, ovvio, non però io rischiato. Non potevo non sapere. Giocare dietro. Quindi vabbè, difendo a 6, qui era 9, quindi almeno spada non parte. Questa è una bella giocata comunque, potenziarsi un po' il Tywin e fintare la spadata ci sta. No, ma ha sempre senso fintare la spada con i danni. Sì. Perché, cioè... Uno si mette a parare e perde una sfida fondamentalmente, oppure perde la dominance. È comunque sempre domino una... io, magra consolazione, tutto ciò. Ok. Tanto vediamo il tappetino anche del buon Mirko, va con MTG, il Milan Ghost Stalek, sì. L'internazionale, che ha vinto. Con gli Stark. Con gli Stark. Contro Lannister in finale. No, ma... Sì, lo vogliamo però vincere con una casata subottimale. Cioè, quando Mirko arriva e vince con i Nightwatch, lui sarà... Ma che secondo me è tempo breve, che dici? Gioca anche Nightwatch. Sì, sì. Sì, ho capito. Gli puoi uscire le carte bomba e poi gioca Mirko, i Nightwatch. Mirko sta già testando i Nightwatch, secondo me. Lui sa già. Come biasimarlo. Assolutamente. Quindi la critica è su Mirko, che è giocatore, è perché vince con le casate forti. No. Forti. Però vi posso dire una cosa, almeno lui vince. Sì, è vero. Ok? Cosa stai insinuando? No, niente, ragazzi, niente. No. Andiamo avanti a sì. Soprattutto io che non faccio veramente nessun mezzo risultato. Però a Torino ti stanno ancora aspettando. No, Torino sono là che ti attendono. Esatto, col portone, con le torce. Ah, è vero, poverini. No, più che altro quelli di Genova. Okay. Di Genova? Sì, ho battuto due genovesi uno a fila all'altro che si sono un po' preso. Non ho ragione. Ok, adesso seconda trama, ragazzi. Io ripeto, non ho in mano counter, non ho in mano i 20 e decido di andarmi a togliere sostanzialmente quel Mirko. Non penso fosse una scelta così strana, però questa se l'aspettava anche Mirko, che invece decide. Anche ci perché... mette tanto a fare questa decisione, perché vabbè. Però comunque alla fine vedrete. Lo play. No, beh, la finale adesso 120 minuti, ragazzi. Sì. Ha tempo anche la finale, però 120 minuti. Maledetti, 120 minuti i Martel faranno fatica ai Martel e Nightwatch, quindi a chiudere in tempo. Le finali sì. 120 minuti. No, non non le finali. Le altre partite dire. Della top però rischiano, sono tutte 55 rischiano. Minuti. Sono tutte anche la semifinale. Sì. Domanda... Hai scorreggiato? No. Ah, ok. Però possiamo parlarne a proposito.
Il Milk era per forza, che altre prot potevi giocare? Le claim doppie non le valevano la pena. Le claim 2 non aveva senso perché non avevo comunque in mano i 20 e non servivano vagamente a niente. Marcia era scema. Poi non dimentichiamo che deve vincere le sfide per fare una claim 2. Sì. E in e questo momento è difficile. È difficile, per cui alla fine ho decido per recuperare gli ori di... Mirko inizia con le claim doppie. Mirko inizia con le claim 2. Perché lui le può vincere le sfide. Ma sì, ma e ha in mano gli eventi. Ti faccio una domanda, ma una counting copper l'hai rimpianta in questo momento? In questo specifico momento sì, però in generale non ho veramente uno slot per mettere una trama 2, perché comunque a di là di tutto non sempre parti con Tywin di primo turno e Tyrion. Se puoi vedere. L'uomo è nero. Non sempre hai queste soluzioni qua, quindi quella counting coppers lì è uno slot che io sono d'accordo che questo mazzo ha bisogno, secondo me, di pescare più di quanto giochino peschini altri giocatori di Lannister. Sì. Però io la mia soluzione è stata mettere dentro carte per pescare, non la trama, perché lo spazio per le carte l'ho trovato, lo spazio per la trama però no. Però perdi un sacco di tempo giocando le carte per pescare, perché non ho trovato lo spazio per la trama, perché spendere 3 soldi, vabbè, dici sono ricco, sono bello, perché però ti dico la verità, se avessi un altro spazio da dedicare a una trama, metterei un'altra trama di economia. Mia, perché addirittura sì. Va prima Mirko la con prima la Kings Road. Hai fatto andare prima lui? Ho fatto andare prima lui perché io devo stare in difesa. Non ho neanche possibilità di fargli trucchettoni. Ho Cream 1, quindi non è che posso dirgli: ah, gli faccio l'intrigo per simulare il trial. Allora, tanto lui, no, che lui gioca Cersei con una Cream doppia. Lui ha trial in mano sicuro, sì. E gioca Cersei adesso. E io sì, so ti arriva che... una bella claim 5. Più o meno. Sì, adesso vedrai che cerco di fare di tutto per non morire. Per non fare la claim 5. Però insomma, non sono messo bene comunque. So che non sono messo bene. Mi pare che comunque alla fine abbiamo visto i mazzi. Il tuo da quello di Mirko differiscono non troppe carte. No, pochissimo. Non troppe carte. Sostanzialmente c'è quella scelta del fatto che lui mette Castelgranito e io metto Rannisport. Differiamo per una plot, lui gioca pochissimi altri personaggi. Cosa? Non lo giochi Castelgranito? No, beh, gioco Rannisport. Gli slot di Castelgranito sono invertiti praticamente. Lui gioca Carestia e tu giochi la 3-4-2, la prima neve. No, le trame giochiamo, ragazzi, vi spoilerò, le trame giochiamo le stesse trame, solo che lui giochiamo una claim 2 diversa, lui gioca lui Carestia, Carestia, io non la prima neve. La nevi dell'inverno, Winds of Winter. Ok, sì. Lui gioca Famine. Lui gioca Famine e io Winds of Winter. Quando c'è Famine si prepara due per il resto. L'altra differenza che ho scoperto tra mio mazzo e quello di Mirko, se volete conoscere di più, è che lui gioca anche gioca più eventi, gioca i rimbalzini. Io invece e gioco i Mirk. Io invece non gioco i Mirk e gioco i Nightmare. Non giochi Mirk. No, gioco perché? Nightmare perché? Perché il Mirk, io sono un mazzo che va sulle emozioni e il Mirk non l'ho visto così tanto utile, mentre il Nightmare se va su personaggio anche mi va bene, ma soprattutto mi dà una mano contro quando i Greyjoy perché ma soprattutto Greyjoy, perché ho visto che avevo perso un sacco di partite contro Greyjoy anche che partono aggressivi di trono. Mi dispiace che hai perso tante volte contro Greyjoy. Sì, però in questo torneo non ho perso nessuna volta contro non Greyjoy. Non hai trovato me. Beh, non ho trovato te, ho trovato quello che ti ha battuto e l'ho battuto 2 volte. Non hai perso neanche contro i Martel. Non ho perso neanche contro i Martel, allora, perché non l'hai trovato bene. Qui fa una bella militarella brigata. Comunque, compagni. Vedete che anch'io metto, ragazzi, scusate, intanto anch'io metto Cersei doppia, tra l'altro. E Tickler. Ho messo giù tutto quello che potevo mettere dalla mano per mettere il maggior numero di personaggi possibile. Conservi 2 ori. Perché sì, e conservo 2 ori e questa è un breath totale. Perché tra l'altro dicevo, con l'intrigo ne ho 4, magari pensa che abbia mastino, almeno quello, invece non ho nemmeno mastino. Non neanche mastino. Niente. Neanche omino da ambusciare a 2. Le fatidiche pezze al culo. Quindi. Niente, sì, no. Così. Né 20, niente. Ma te hai messo doppio esercito, non hai paura che ti giochi sopra... Guardiano protetto, scusa. No, non ancora. Crocendo Virgo. Però ho giocato la top 8. L'ho giocata contro Antonio Duranti, che giocava Stark, e mi aveva trombato malissimo a Genova, facendomi un primo turno di protetto su Cersei più ghiaccio. E
se sei tenuta in mano tutto il tempo. Gli ho lasciato da rubarmi solo le cappe porpora. Perdonami. Infatti me le ha rubate. Qui ti fingi ancora il puttore Sword che non ha, ripeto. E io mi committo. Come notate, lui giustamente fa una militare enorme, perché vedete che quel Tywin è in forza tipo 11 o 12. Io mi devo committare con due personaggi perché devo appunto non farmi tirare spada. Sperare che non ti spari. Lui non ha visto un grande spread di icone, Mirko. No, cioè, pensa che, il giusto, quello che serve. No, pensa che poteva andarti anche peggio. Sì, okay. Perché infatti alla fine... Se avesse visto le cappe anche lui e le spade... Vabbè, insomma, ha visto quello che doveva vedere, ha vinto, eccetera, eccetera. Però anche così, con Tywin da solo lì, fermo a forza 12, sì, tiene il board da solo. Sono d'accordo. È veramente imbarazzante. Adesso faranno intrigue, adesso vedete, vedrete. Non ti manca un po' avere Milk in questo momento? Anche tanto non avevi Nightmare, quindi non... Era Nightmare, aveva il counter. Aveva il counter. Sì, aveva l'ho visto. Gioca anche counter. Sì, gioca anche counter. Beh, gioca anche Max. Anch'io gioco counter. Davvero? Però ha palta in mano, quindi niente. Sì. Assolutamente, sì. Counter questo mazzo servono. Una riflessione. Un gran boost gliel'hanno dato prima neve. Un secondo enorme boost che gli hanno dato è il punto Trial by Combat ai Lannister. Come viene giocato adesso. Se no saremmo ancora... Anche la 4-2-2. Sì, beh, certo. Giocheresti un'altra versione. Lo so, ma la 4-2-2 è veramente una grandissima trama anche d'apertura. Sì, è vero. Sì, ha il problema delle quattro carte in mano. Però gli hai tolte 4 all'avversario di solito. Sì. Allora, adesso lui ha comunque la possibilità di fare due intrigo, per cui è una delle situazioni in cui effettivamente mi mette un po' in crisi. Fa questa qua grossa e io direi che se voglio cerco di difendere questa qua perché è quella che può farmi la clean 3. È un intrigo da 8 e tu c'hai 4-4-8 e 4-12. Sì, io tendenzialmente voglio cercare di non perdere questa. Perché è una clean 3. Ci provo. Ecco, lui diciamo. Si tiene conto delle carte che c'hai in mano, sa che hai 4 carte in mano. Sì, però se ne sta anche un po' fregando, perché lui ti ha fatto da 8, te c'hai 12. Aspetta che adesso vedi perché se ne sta fregando. No, altrimenti. ha una sua strategia, Mirko, che adesso la scopri. Ah, adesso la scopri. Certo, è una strategia che probabilmente andava, vabbè, no, perché aveva counter anche lui. Se avevo, ecco, io... Tu la vuoi evitare tanto? Io difendo con tutto quello che ho. E la Kansas City Shuffle. Qual è la Kansas City Shop? Adesso la scopri. Questa è la Kansas City Shop. No, adesso... Tutti guardano la parte? Esatto. Vedi subito, tutti dicono... Oh, Max, guarda che si è tappato esagerato per vincere questa sfida. Così poi subisce di nuovo un intrigo. E adesso ti rimbalza qualcuno. Sì. Spoiler. Vabbè. No, vabbè, adesso vedete, dai. Minchia, quanto tempo ci vuole. Quanto pathos. Pensava che ci avesse un counter. Quanta teatralità. Ma, ti posso dire la verità, ma sì. Se pensava che aveva un counter e lui aveva un counter in mano, cosa stava pensando? Che ne avevo due? Esatto. Ma dai ragazzi, va bene, ok. No, è che Mirko ogni tanto fa bene, c'ha i momenti così, un po' morti, diciamo, ok. E per il pubblico, meno. Paga 4, sostanzialmente, adesso vedrete. No, ci sta pensando. Ha tirato l'evento, sta pensando al target. Dichiara l'evento. Legge le carte perché non se le ricorda. Sì. No, adesso dichiara il target, sì, mi rimbalza. Sì. Io guardo se ho in mano qualcosa, continuo di sperare. Hai in mano qualcosa, Max? No, solo personaggi. Ora hai Cersei. Forse Terry. No, neanche Terry, solo personaggi. Quindi che passa. Non si ambusciano. In questo momento ti buca male. Sì. Una bella clean 3 militare. Sì. Questa torna. Quindi muore 1, 2, 3, rimane Tywin e Tyrion. Yeah. Bei momenti. Sì. Può fare queste cose. Può fare queste cose a meno che un signor Greyjoy non ti piazza in gioco tutto il tuttabile. Tutto il tuttabile. Adesso. Aspetta, perché è Trial by Combat. Ovviamente fa trial, giustamente. Poverino. Io non ho counter. Niente. Se lo facevi ora sarebbe stato interessante. No, perché aveva comunque counter in mano. Vabbè, sì. Raga. No, comunque io ovviamente non ho. Questa è una potere. Questa fa potere, non ho punti. Dico, vabbè, no. E poi gliene manca un'altra di intrigo. Sì, adesso mi fa un intrigo qui in due. Allora, ti ha tolto, quindi... Cinque personaggi... Sì. Più due carte dalla mano. 7 carte in questo turno. Bei momenti. Sì, beh, sinceramente a questo punto chi è che può farcela? Se non può farcela un altro Lannister con tutte le mestizie... No, ma proprio serve la magia. Cioè, se tu perdi 7 carte in un turno e l'altro non ne togli neanche una...
Cioè, la questione è che io non avendo nessuna risposta in mano, potevo solo tentare la difesa. Era una difesa disperata e speravo. Beh, ragazzi, ci vuole comunque una certa accortezza nel setup, nella gestione delle sfide, però sinceramente per come era partito, e per, ti assicuro che ero qua dietro, ero alla sua sinistra, ero il diavolo, insomma, ho guardato le carte che c'ho in mano. No, ma certo, vabbè, io potevo tentare cose, se avessi avuto... Mirko è bravo, eventi, per carità, però aveva tutte le possibilità per farti male. No, certo, vabbè. No, secondo me io sono del partito che ha soltanto culo. Allora, adesso io ho già perso, no? Però ti dico la cosa disperata. Faccio una prima neve perché almeno gli tolgo i personaggini piccoli, la gente piccola, e poi spero di pescare qualche ambush, qualche roba... Ti ha aiutato il mazzo? No. No. Okay. Adesso vedrete cosa succede. Guardate, adesso è tratto divertentissimo. Ma lui sta vincendo. No, cioè ti sei arreso, immagino. No, non subito. Perché non giustamente subito. Era una finale, volevo fargli a giocare. Il rituale, sì, insomma, samuraico. No, è giusto che comunque lui giochi. Cioè, voi non lo sapete, ma qui è 00:10. Io volevo anche andare a dormire. No, ma adesso è praticamente finita, vedete? Okay, okay. Allora, pago tutti gli ori che ho e gioco. Jimmy Ghione. Sì. Va bene. Jimmy, vado io, quindi dico, magari. Quanti soldi hai? Zero. Tra l'altro, questo zero è particolare perché io in realtà non so perché avevo fatto i conti e ho convinto di avere ancora un oro, no? Ah, allora cosa ti cambiava? Adesso lo vedrete. Vedremo cosa sta per succedere. Voglio vedere tanto. Sta lui, c'ha 6 ori, tutto molto interessante. C'ha la totale Herb Combat. Ah, ok, vedo un Nightmare. No. Che se ne fa di Nightmare? No, in questo momento, perché in questo momento io ho visto l'unico evento della partita che ho in mano adesso. Poi lo tiro, lo faccio vedere, non lo tiro perché non posso tirarlo. Ce lo fai vedere. Però io lo faccio vedere a Mirko e... convinto di poterlo usare, invece no. Vabbè. Che è la famosa carta autografata da Moira Orfei. No. Dai, vabbè. Se ne parlava l'altro giorno sul forum. Okay. Lui fa un intrigo, io passo. Ecco, c'ho l'ambush. Hai pescato finalmente l'ambush, sì, grande. Non poteva, tanto che era o lui entrare. O Jamie, e quindi vabbè, ho messo Jamie, ovviamente. E adesso ti rimbalza Jamie. Eh? Ti rimbalza Jamie. No. Ah, peccato. No. Guardate, lui fa 4K, fa assassino, io gli faccio Triceri, perché sapevo che aveva assassino. Ho detto Triceri, e lui mi fa, ma veramente non è l'oro? E io faccio, allora muore... Allora muore Jamie. Muore Jamie. E niente. No, gliel'ha concessa? E beh, sì, a questo punto sì. Cavolo, potevamo giocare altri 5 minuti, non lo no, so. No, aveva 3 punti sulla casa. Lui a sfregio mi fa vedere che aveva in mano qualsiasi evento possibile e immaginabile. Finisce così. Madonnina, che sfiga. Vabbè, però. Niente, è stata una partita. Il regionale è stato bello. Tu comunque ti sei fatto un 6-0 in Svizzera e quindi dimostra che hai un mazzo solido. Sì, sì, beh, io sono contento del torneo. Alla fine è stata l'unica partita che ho perso, quella in finale. Sì. Ovviamente dispiace un po', però era un mirror, Mirko è partito più forte. Sì, vabbè. Non è stato tanto... Un'altra cosa che voglio dire è che non è stato tanto il suo setup forte, secondo me. La differenza era fatta al fatto che io repurgando non abbia visto... No, è chiaro. Niente di veramente interessante. Lui poi è partito forte, setup forte, e carte in mano forti. Carte in mano non ho. Tyrion. Sì, allora diciamo che te non avevi niente, però lui aveva tutto. Su Tyrion. Lui aveva tutto. Diciamo che anche avrebbe avuto eventi il primo turno con quel mix su Tyrion, gli aveva risolto perché non li potevo tirare. E quindi infatti, non ho potuto minacciarlo. Il turno dopo ho dovuto. Ma poi sei andato sotto di carte. Sì. Sono sotto i due. Sono andato sotto in generale. Poi, perché ho dovuto giocare dici, in difesa. Che dici, Tywin di setup non ti ha cambiato. 2 ore al primo turno e non c'aveva 2 ore in più. Sì, cavolo, aveva anche gli sconti. Aveva anche gli sconti. Sì. Quindi ha sbloccato. Ha giocato anche. Ha pescato 2 il primo turno. Perché sì, il primo turno è sempre quello decisivo. Sì, però comunque come setup doppio tiro con domini non è così. Cioè non è un bruttissimo setup da tenere, secondo me. Anche perché dopo subito Tywin l'hai giocato, insomma, avevi... Tywin poi l'ho giocato anch'io di primo turno, non di setup, ma comunque di primo turno non è male. Sì, sì. La verità è che quello che ha sbilanciato è fatto, secondo me, non tanto il suo setup, ma il fatto che lui avesse un bel setup con una mano di eventi fortissimi, eventi Mirka fortissimi. Io avevo un bel setup repurgando personaggetti non significativi senza eventi per fare comunque le match. Dovere della cronaca, il buon Mirko che si aggiudica il nostro internazionale con sì. lo Stark, come diceva il buon sì. Nimer sì, sì. e adesso il regionale di Milano con sì. la casata avversa e l'Annister sì. tanta roba ragazzi, sì. attenzione al buon Beh, Mirko che gli porta, un quadrello Milano così. Gli porta bene Mirko. Davvero speriamo, cioè meno male che adesso Grosseto adesso deve andare a conquistare Mica, io volevo dire sì anche
Volevo dire che meno male che il nazionale non è a Milano, perché Noi gli sennò auguriamo vinceva di lui. vincere anche il nazionale, Albo Mirko. Un bel augurio a Ma tutti non lo belli so, Cauroso. io tipo Ivan Migliavacca, Tifo Migliavacca. non lo so, Così. così a Ci caso. sta, ci sta, ci Va sta. bene, va bene. Allora, io invece faccio il mio endorsement per il nazionale, faccio anch'io, io tifo per Axo, che aveva fatto in questo torneo un bellissimo secondo posto in Svizzera ed è Mai uscito battuto veramente Axo, lo male. portava Axo. Portava Targaryen. Targaryen ed è uscito veramente malissimo al primo turno di top in una partita in cui era completamente in controllo, avanti di punti. È uscito contro il nostro Esatto, Matteo hai Fiorino, capito come ha che a vinto un certo Matteo? punto, all'ultimo L'ha momento, confuso. mette giù Montagna e Montagna fa Daenerys su Daenerys. E lì, lì Axo perde Oh, malissimo. poverino. Sì, Diciamo è che stato veramente. gli ultimi chiodi nella bara sono state le scuse di Fiorino dopo, cioè le Vabbè, spiegazioni su no, perché ci è comunque, uscito. comunque sì, Ah, esatto. perché? Sì, esattamente. Penso di sì. Quale rito Comunque. Macumba aveva No, fatto? no, no. No, comunque Axel ha fatto veramente un bel torneo, è tornato a giocare i Targaryen in maniera applicata, diciamo, e Ha giocato molto secondo me bene. è stato un bel ritorno. Peccato, non Vabbè. c'ero. Ragazzi, Pazienza. salutiamo qua, direi, vi lasciamo i prossimi video del Conclave. Adesso sta arrivando ormai agosto praticamente, L'unboxing quindi vogliamo, Max, Maldive l'unboxing. o L'unboxing Seychelles, sarà già Max? uscito quando vedranno questo video. Maldive o Minchia. Seychelles, dove vai con i soldi del Con i conclave? soldi del Conclave abbiamo in cassa 1,60€, quindi adesso sto facendo i conti. Quindi, Non lo Bergamo. so, 1,60€ forse neanche la No, tangenziale, secondo me però. no, 1,60€ ci arrivi tipo in centro con la metropolitana. Sì, è vero, faccio centro di giro Milano. al parco, diciamo Sì, così. però Con i non soldi del Conclave, ritorni. ok. Quindi agosto vedrete probabilmente meno video, ovviamente, perché non ci sono i tornei e anche Anche un po' noi meno riusciremo a male. fare meno video. E poi torneremo a settembre di Eh nuovo sì. con varie preparazioni a nazionale varie. Faremo vari approfondimenti, Ci dobbiamo magari. preparare per il nazionale. Esatto. Eh sì. Okay. Tutti Ciao, con... Ciao ragazzi! Massimo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.